Buonasera, buonasera dal TG della 7, sempre la crisi greca in primo piano dopo la rottura dei negoziati con i creditori internazionali, il paese sembra precipitare verso la catastrofe finanziaria, una situazione molto difficile, al punto che oggi il premier greco Tsipras ha convocato in serata una riunione di emergenza del governo, è stata decisa per domani la chiusura di tutte le banche, chiusura che potrebbe essere prolungata fino a lunedì 6 luglio, giorno successivo al referendum indetto da Tsipras sulle misure chieste da BCE, Fondo Monetario e Unione Europea. Inoltre è stato imposto il limite di 60 euro al giorno per i prelievi al bancomat. Ed il premier ellenico Tsipras ha duramente criticato l'Eurogruppo e la BCE tentano di soffocare la volontà del popolo greco, ha detto. Poi in TV si è espresso contro la mancata estensione degli aiuti fino al referendum. È un atto profondamente offensivo e vergognoso per le tradizioni democratiche dell'Europa. Sulla crisi c'è stato un colloquio fra il presidente degli Stati Uniti Obama e la cancelliera tedesca Merkel. Entrambi hanno concordato che è di cruciale importanza riprendere il cammino che consente alla Grecia riforme e crescita all'interno dell'Eurozona. Intanto il ministro dell'economia Padoan, eccolo, esclude contraccolpi per l'Italia anche se ritiene possibili shock speculativi sul mercato finanziario. Se ci saranno, ha detto Padoan, saranno limitati ed in ogni caso la BCE dispone di strumenti potentissimi per contrastarli. La Tunisia adesso con un nuovo video diffuso in rete che mostra gli ultimi istanti dell'azione terroristica di Seyfedin Rezghi, il 23enne studente universitario, autore della strage in un resort internazionale di Sousse. Nelle immagini, eccole, si vede l'uomo ancora armato che corre in spiaggia allontanandosi dall'hotel dove ha ucciso a bruciapelo 39 persone, in maggioranza turisti stranieri. Qualche istante dopo il terrorista verrà a sua volta colpito a morte dalle forze di sicurezza tunisine in una stradina laterale. Intanto dalla Gran Bretagna arriva un altro allarme per la possibilità di nuovi attentati nei resort turistici tunisini e la BBC fa sapere che le vittime britanniche, attualmente 15, potrebbero essere addirittura il doppio, 30. E sull'altro attentato di venerdì scorso in Francia sembra non reggere la confessione del 35enne marocchino che ha ammesso l'omicidio e la decapitazione del suo datore di lavoro per motivi personali prima di recarsi all'impianto di produzione del gas vicino Lione. Nel pomeriggio Sali è stato scortato nella sua casa che è stata perquisita alla ricerca di nuovi indizi. Gli investigatori hanno scoperto che l'autoscatto che lo ritrae con la testa decapitata della vittima è stato inviato ad un'utenza attivata in Canada ma utilizzata in Siria, paese quest'ultimo nel quale Sali ha vissuto e studiato presso una scuola coranica per un breve periodo. Il caso De Luca, sconvocato il Consiglio regionale campano previsto per domani che avrebbe dovuto insediare la nuova giunta. L'annuncio segna una battuta d'arresto da parte di De Luca che sceglie la strada della cautela. L'obiettivo adesso è il ricorso al Tribunale di Napoli. Gesto questo confortato dal ricorso analogo di Luigi De Magistris, il sindaco partenopeo rimesso al suo posto in pochi giorni in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale. Sulla vicenda De Luca durissime le opposizioni. La Lega parla di farsa, i 5 Stelle dicono che amministrare così è da banditi, per Forza Italia siamo di fronte a un vuoto istituzionale. E non si fermano i tentativi di sbarco sulle nostre coste, sono circa 2.900 i migranti salvati al momento in 21 operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera a Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono intervenuti mezzi del dispositivo Triton, nave Corsi, due motovedette classe 300 della Guardia Costiera, una nave militare spagnola. Lo rende noto un comunicato del comando della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera. Si riaccende la protesta contro l'alta velocità, contro la TAV, la Torino-Lione in Val di Susa. Questa mattina una cinquantina di attivisti no TAV si sono avvicinati ai cancelli dei cantieri di Chiomonte lanciando pietre e petardi contro le forze dell'ordine che hanno risposto a loro volta con lanci di lacrimogeni ed idranti. Nel corso degli scontri sono rimasti feriti in modo lieve 4 agenti. Gli incidenti sono avvenuti nel corso di una manifestazione a cui hanno preso parte almeno 3.000 persone per ricordare il 4° anniversario degli scontri al cantiere della Maddalena. Ed era l'ultima notizia per questa sera, l'informazione della 7, domani mattina alle 7.30. Buonanotte.